No, se volevo, io volevo sentire chi io stavo, chi stavo occupando. Nessun altro riesce a parlare. Va bene. Un po' eccessivo. Non cominciamo tra di noi, dai. Oh. Volevo sentire il professore cosa aveva da dirmi. A proposito di che cosa? Di quello che stai facendo, di quello che è il tuo tipo di lotta, di resistenza, perché lo stai facendo. Allora, ho cominciato quando è iniziata l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legge 122, quello che prevede che se in una classe ci sono contemporaneamente due positivi, tutti gli studenti che non sono dotati di Green Pass rafforzato vanno in DAD. In questa maniera si genera una discriminazione netta, chiara, tra gli studenti in presenza e gli studenti in DAD. Esatto. E gli studenti in DAD, l'ha detto perfino Draghi, che la DAD crea disuguaglianza, quindi è una disuguaglianza in contrasto con la Costituzione, con il principio costituzionale fondamentale dell'uguaglianza. In particolare poi i professori, nel momento in cui c'è questa situazione, diventano esecutori della disuguaglianza, perché non è semplicemente che appunto c'è la disuguaglianza della gente che ha il Green Pass e non ha il Green Pass. È una disuguaglianza che io, nel momento in cui faccio lezione, vado avanti a fare lezione come prima, in cui interrogo, faccio le verifiche, sono io che la attuo. E quindi ho deciso di fare obiezione di coscienza e di iniziare appunto una disobbedienza civile, smettendo di fare lezione normale, nel senso di andare avanti con lo svolgimento dei programmi, e invece ho fatto delle non lezioni basate sulla discussione e la ricerca intorno al problema, appunto, è costituzionale mandare in DAD gli studenti privi di Green Pass rafforzato? Poi da lì sono passato allo sciopero della fame, perché io durante le spiegazioni, solo durante le spiegazioni, toglievo la mascherina per ovvi motivi pedagogico-didattici. E i miei colleghi invece sono andati a spifferare alcuni, mica tutti, due. E allora la preside, con cui sono in ottimi rapporti, per carità, una bravissima preside, però mi ha, per forza, lei deve far rispettare la legge, e quindi mi ha invitato a tenermi sempre la mascherina. Allora ho detto ok, come Garibaldi obbedisco, ma poi inizio lo sciopero della fame per protestare anche per questo motivo, perché è insensato, non ci possono essere delle regole senza eccezioni motivate. A che giorno sei dello sciopero della fame? Sono al decimo. Ok. Se ti va di dirmi come ti chiami anche, ma nome e cognome, perché io... Saverio Mauro Tassi. Ok, grazie. Perché porterò questa tua lotta con me dappertutto, perché questa tua lotta è stata anche la mia nel passato, un mese di sciopero della fame finché non mi hanno convocato, quando stavo quasi... Quindi ti ringrazio di quello che stai facendo. E poi appunto adesso ho deciso anche di rilanciare l'impegno, il Sati Agra, cioè la tenacia per la verità, occupando simbolicamente la scuola. Nel frattempo c'è una petizione su Change.org, che è una sorta di dichiarazione di uguaglianza degli studenti, promossa da Scuola Uguale per Tutti, che è un gruppo Facebook a cui possono aderire genitori, professori, studenti. Attualmente siamo più di 300. La petizione esattamente ha come titolo no alla discriminazione degli studenti senza Green Pass, e ha già raccolto 2700 firme. E naturalmente chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad andare su Change.org, appunto
Il titolo è No alla discriminazione degli studenti senza Green Pass. Firmate, ma soprattutto fate firmare, cioè dite, diffondete la notizia, diffondete la voce. Poi adesso mi sembra di essere però in prigione dietro le sbarre. Di fatto. Senti, se poi dopo... Non so, l'hanno abolito. È corretto secondo te dire che se tu ti trovi a fare questa cosa in questo momento e se tante persone stanno sentendo l'importanza di questa cosa che stai facendo, è anche a causa del fatto che in questo paese, come in altri, molti altri paesi, tra l'altro purtroppo, non c'è stata una visibilità di alcune posizioni, non c'è stata un'accettazione di alcune opinioni, non c'è stato un vero dibattito, non c'è stata una voce lasciata ad alcuna parte della scienza, perché la scienza è dibattito. Si è voluto vendere la scienza come una religione a parola unica. Noi non avremmo dovuto trovarci, chi per caso, chi magari intenzionalmente, non lo so, ma non avremmo dovuto trovarci insieme ai nostri fratelli che fanno tanti mestieri diversi, poliziotti, insegnanti all'università, non lo so, tutti i lavori che ci saranno qui dentro, non avremmo neanche dovuto trovarci, perché dovremmo avere dei luoghi in questo paese in cui discutere di queste cose per trovare insieme delle soluzioni a problemi comuni. Dovrebbe essere la norma. Invece, purtroppo, non è così. Allora diventa necessario agire in questa maniera, mi sembra. Tu conosci la dottoressa Sara Gandini? Sì, la conosco. Allora, forse non tutti la conoscono, comunque è una epidemiologa, ricercatrice di fama internazionale, ha uno dei punteggi più alti. Sto diventando vecchio per questo. Molto più alti della media dei virologi che vengono, no, televisivi, delle Virostar televisivi. Ebbene, l'altro giorno, tre giorni fa, è stata sospesa, alcuni suoi post sono stati sospesi, bloccati da Facebook. Più di così, no, più che di questo, per farci capire qual è il clima in cui viviamo. Senza andare troppo lontano, mia figlia frequenta questo liceo. Io ho saputo della sua battaglia stasera attraverso i social. Mia figlia era all'oscuro di quello che stava succedendo nel liceo. Chiedi però se vogliono essere filmati, perché lui è quello che sta facendo. E questo è il motivo per cui sono dietro le sbarre. Certo. Perché vedete, almeno questo poi ha permesso che la notizia uscisse, no? Perché adesso effettivamente sui giornali e sulle televisioni cominciano a parlarne. Dietro le sbarre ci sono dei pochi spiriti liberi qua dentro. Tutti sono informati al pensiero unico. Perché la libertà è interiore, non è fisica. Ma cosa succede in questa scuola rispetto a quello che stai facendo? Cioè, come viene accolta questa cosa? Viene ignorata? Ignorata? Colleghi? Allora, una collega si è detta assolutamente d'accordo con me, però appunto lei proprio non ha voluto vaccinarsi, quindi è stata sospesa e dunque non può collaborare. Due colleghi invece che insegnano mi hanno detto che condividevano le mie motivazioni, che però non se la sentivano, non dico di fare lo sciopero della fame, ma nemmeno di fare lo sciopero bianco, cioè appunto di sospendere le lezioni normali quando alcuni studenti vengono sbattuti in dati. Per il resto appunto... Come mai tollerano il fatto che tu sia qui dentro sotto il... Ma perché nessuno si prende la briga per non renderti più visibile. Beh, adesso addirittura fare delle squadre. Posso cogliere l'occasione per fare una domanda? Sì, prego. Ma siamo davvero così pochi o ci vogliono far credere che siamo così pochi? Io penso che siamo comunque di meno, però molti di più di quanto sempre. Questo certo.
Ma scusa, anche stasera. Non visto. Stasera sono pochi mica. Questa tanto. Cosa l'ho promossa io. Ora, io contavo sulla presenza di 12 persone. Siamo almeno il quadruplo. Per cui vuol dire che insomma quando ci si muove anche perché poi la gente aderisce. Hai bisogno di qualche cosa mentre sei qua? No. Sei a posto sì, perché per questo te lo dico in nome dell'associazione che stiamo portando avanti. Il bar è chiuso ma c'è un distributore di bevande. No vai, bevande se hai bisogno di qualche cosa basta che ce lo dici perché l'associazione si chiama Proposta Dorme Popolare Mutuo Aiuto. E noi diamo mutuo aiuto. Come si chiama l'associazione? Proposta Popolare di Mutuo Aiuto. Ok. Sì, mi sono comprato per l'occasione uno zaino, ho messo dentro un tappetino da palestra. Hai coperte, hai tutto? Il sacco a pelo. Qualsiasi comunque, cosa chiedi. Ma comunque il riscaldamento dentro la scuola è molto più alto che a casa dopo mia. Se ti va ti lascio il numero. Abbiamo letto. Ti lascio il mio numero, basta che chiami a qualsiasi... Tanto ormai è abitudine per me alzarmi a qualsiasi ora della notte per andare a soccorrere i vicini che vengono aggrediti per stupri, per spaccio, così, capisci? Per cui ormai parlo comunque, per una persona come te, guarda...